Economia, le organizzazioni sindacali affilano le armi in vista dello sciopero generale del prossimo 15 novembre, pronti ad aprire una stagione di mobilitazioni. Avellino, il vicepresidente della Commissione Trasparenza Franco Russo, replica Preziosi e difende l'operato dell'amministrazione. Non serve coinvolgere la magistratura. Chiusano San Domenico, il sindaco Antonio Reppucci accoglie con enorme soddisfazione il risultato delle elezioni di Everett, centro alle porte di Boston, De Maria è ancora major. Sport, calcio, prosegue la preparazione degli uomini di Rastelli in vista della trasferta del Riga Monti. Nel pomeriggio, 6 reti nella partitella in famiglia, Herrera sugli scudi. Buonasera agli spettatori di Media 3, bentrovati al nostro appuntamento serale con l'informazione. L'avete sentito dei titoli, questa sera apriamo con le questioni sindacali. Irpini al collasso, pronti ad aprire una lunga stagione di mobilitazioni. CGIL, CISL, UIL e UGL affinano le armi contro il governo e la legge di stabilità in occasione dello sciopero nazionale previsto per il prossimo 15 novembre. In serata l'attivo unitario presso il circolo della stampa e l'appello forte ai parlamentari. Facciano il bene del territorio. Sentiamo i dettagli nel servizio di Flavio Coppola. CGIL, CISL, UIL e UGL annunciano battaglia. Il prossimo 15 novembre le parti sociali saranno in piazza per lanciare un deciso guanto di sfida al governo delle larghe intese, che accusano ha abbandonato l'Irpinia e il Mezzogiorno. La mobilitazione sarà solo l'inizio di una lunga stagione di lotta, annunciano. Siamo pronti a collaborare con la buona politica, ma non con quei parlamentari che vanno a Roma e dimenticano il territorio. Mario Melchiona, segretario generale della CISL Irpinia Sannio, lei ha detto che il governo non dà risposte all'Irpinia, la legge di stabilità dimentica il mezzogiorno e la manifestazione, lo sciopero nazionale del prossimo 15 novembre potrebbe essere l'inizio di una sorta di autunno caldo, comunque di una stagione di ulteriori mobilitazioni, perché così non si va avanti. Sì, perché questo governo non ha voluto ascoltare le parti sociali, non ha raccolto le proposte, le indicazioni che andavano nella direzione di tutelare maggiormente le fasce deboli della popolazione. Il governo ha fatto una legge di stabilità che in sostanza penalizza ancora una volta quelli che in Italia hanno sempre pagato le tasse, come i lavoratori dipendenti e i pensionati. Non si combatte l'evasione, non c'è una riduzione sostanziale delle tasse. Cioè così continua sempre a pagare lo stesso importo e soprattutto a quelle aziende che hanno intenzione di reinvestire gli utili e che hanno intenzione di assumere manodopera non c'è nessuna agevolazione fiscale, quindi in questo modo si blocca lo sviluppo e non si crea occupazione. E non c'è un solo segnale da parte di questo governo di investire, di destinare fondi al sud e quindi in Campania e nell'Irpinia. Se a questo aggiungiamo che il governo regionale, i governi locali non fanno qualcosa di veramente di importante e di concreto per dare una risposta ai cittadini, insomma lo scenario è veramente molto drammatico. Io credo che sia giunto il momento di scendere in piazza e alzare la voce, perché non è possibile che tutti i governi che arrivano a Montecitorio, insomma tutti i presidenti, tutti gli esecutivi che guidano questo paese negli ultimi 15 anni partono tutti dallo stesso presupposto che per fare cassa bisogna tassare i lavoratori, insomma i pensionati. Non è corretto e poi soprattutto non è più sostenibile. Luigi Simeone, responsabile della UIL di Avellino, è stato protagonista di un messaggio particolarmente forte ai nostri parlamentari, cioè si punta ad allargare il fronte della mobilitazione, ma non dobbiamo andare d'accordo per forza con tutti, se soprattutto i nostri parlamentari hanno il loro massimo impegno, insomma, è quello di prendere il treno la mattina per andare a Roma e poi magari i punti salienti delle vertenze irpine, delle necessità di Irpina non sono presenti nell'agenda di governo. Sì, il dato è questo, voglio dire, insomma, la raffigurazione plastica del viaggio verso Roma in 1:10 in cui uno si dimentica tutto quello che esiste sul territorio, voglio dire, a noi preoccupa molto. Il dato è che questa legge di stabilità è stata prodotta da un governo che dovrebbe rappresentare un paese e invece dentro questa legge di stabilità non c'è il sud, non c'è il meridione, non c'è la questione delle zone interne. È chiaro che noi possiamo proporre, sfidare e provare anche ad offrire le giuste discriminanti alla gente, ai lavoratori, perché difficilmente si può comprendere che un sindacato possa modificare una legge di stabilità. Noi lo faremo in piazza. Probabilmente in piazza non ci potremo essere tutti con lo stesso diritto e la stessa criticità. C'è gente che deve andare a Roma e rappresentare questi interessi. Se non lo fanno non possono venire da noi dicendo che questa legge di stabilità non è buona quando sono tutti quanti in un governo che dovrebbe rappresentare. Io so che il nord del paese è rappresentato. Quest'anno si è avuta un'inversione di tendenza sugli investimenti del meridione, in cui per la prima volta negli ultimi 8 anni il centro-nord ha superato gli investimenti e le infrastrutture del sud. Io mi chiedo dove sono i parlamentari quando si scrivono queste leggi e quando si approvano queste spese. Insomma.
crisi e dramma lavoro, questa la denuncia dei sindacati ed anche le motivazioni che hanno spinto questo pomeriggio una donna di Monteforte ad incatenarsi davanti al comune per accendere i riflettori sulla sua storia e chiedere aiuto al sindaco. Sentiamo i dettagli nel servizio. I gesti eclatanti in Irpinia ormai sono all'ordine del giorno. La disperazione per la mancanza di lavoro e di prospettive è ormai l'unica certezza di una società sempre più in balia della crisi economica. La signora Giovanna è tra le protagoniste di una delle tante vicende di disperazione quotidiana che investono la nostra provincia. Da 2 mesi sotto sfratto, senza la possibilità di trovare un lavoro o di essere aiutata, la signora ha pensato dunque di incatenarsi davanti al comune di Monteforte Irpino. Tra 2 giorni dovrà lasciare la casa in cui vive in affitto da un paio d'anni e per evitare il peggio ha chiesto di parlare con il sindaco Antonio De Stefano per trovare conforto nella disperazione. Il primo cittadino si è dimostrato sensibile mettendo a disposizione i canali istituzionali che sono necessari per ottenere, almeno per cominciare, una proroga all'ordine di sfratto. Una storia particolare quella della signora Giovanna, che racconta però della disperazione generale di una provincia sempre più sola e priva di speranze per un futuro migliore. È bufera al comune di Avellino per le dimissioni del vice sindaco con delega alle politiche sociali Stefano Laverde. Rimetto la mia delega al primo cittadino, tuona, ho protocollato le mie dimissioni stamane alle 12. La scelta di Laverde sempre di potersi inserire nel corso delle vibranti polemiche seguite al commissariamento del piano di zona 4 che vede capofila proprio il comune di Avellino a causa del mancato accordo tra i 16 sindaci del comprensorio. Ad accoglierli pertanto, salvo clamorosi colpi di scena, domani mattina sarà il sindaco Paolo Foti che dovrà tentare un'intesa in extremis. Nel frattempo la grana Laverde è destinata a far discutere. La situazione era inevitabile, spiega l'ormai ex. Non mi fanno lavorare, dirigenti e dipendenti non collaborano e non seguono le disposizioni. Ho dovuto protocollare ben 3 richieste per tentare, ahimè invano, dice Laverde, la costituzione di un ufficio dedicato alle attività del piano di zona A4 per tentare, altrettanto invano, di impegnare 4 dipendenti comunali nelle attività del comparto. Non posso andare avanti così, non possono prendermi in giro in questa maniera. Io devo dare conto e risposte a ben 600 persone che hanno dato a me il loro voto. Queste le parole di Stefano Laverde. Naturalmente domani vedremo come evolverà questa vicenda. Intanto restiamo al comune di Avellino perché tiene ancora a banco la questione trasparenza. La maggioranza getta un ponte per il dialogo con l'opposizione dopo le denunce di Dino Preziosi. Franco Russo, vicepresidente dell'omonima commissione e militante tra le fila del PD, replica punto per punto e si dice pronto a collaborare. Nessuno ostruzionismo, dice. Il ricorso alla magistratura non serve. Sentiamo l'intervista di Flavio Coppola. Francesco Russo, vicepresidente della Commissione Trasparenza, consigliere comunale di Avellino nelle file del PD. In questi giorni al comune di Avellino tiene banco la vicenda trasparenza, appunto il capogruppo di La svolta comincia da te, Dino Preziosi, sottolinea che il comune in realtà fa saltare le sedute della Commissione Trasparenza, la maggioranza le fa saltare perché non vuole che si accerti la verità. Non è assolutamente vero, non voglio fare assolutamente ostruzionismo, non voglio creare ostacoli al lavoro della Commissione, non ci sarebbe motivo, perché io ovviamente parlo per me ma anche a nome degli altri 2 componenti della Commissione di maggioranza, io sono un consiglio comunale nuovo, non c'ero, non ho parenti presenti in amministrazione che hanno gestito il passato, quindi essendo nuovo per questo io chiedo con forza che tutto quello che avviene all'interno della Commissione venga visto all'esterno dai cittadini. Eppure Preziosi è così convinto di questo fatto da annunciare un possibile ricorso alla magistratura contro l'ostruzionismo appunto della maggioranza. Pensa che sia una pista perseguibile o soltanto una sorta di minaccia per tenervi in fibrillazione? Non sono la testa del presidente Preziosi, però io ricordo che nella seconda seduta di commissione, prima di cominciare a discutere gli argomenti, che sono troppi, troppi gli argomenti, e noi chiedemmo di discutere di certe modalità di funzione della Commissione stessa. Abbiamo fatto 3 proposte molto semplici. La prima proposta, non accettare lettere anonime. Non mi sembra corretto che il Russo venga massacrato da qualcuno in modo anonimo e noi andiamo ad indagare sul Russo. Mi sembra corretto che noi possiamo accettare solo lettere firmate. Seconda proposta, che tutto quello che succede all'interno della Commissione di Trasparenza, per dare onore al suo nome, proprio trasparenza, e quindi succede all'interno dell'amministrazione comunale, venga in qualche modo trasmesso e fatto vedere ai cittadini. Come? Pubblicando tutto sul sito internet del Comune di Avellino. Ovviamente quando c'è
qualche ricorso a nome di Russo Francesco, il nome Russo Francesco può essere benissimo depennato, ma tutto il resto si comprende. Terzo, abbiamo chiesto che un po' di rendere più veloce, più equilibrato il lavoro della Commissione, non mettendo 18 argomenti all'ordine del giorno come è stato ieri, ma mettendone 4-5. Perché? Che se noi mettiamo 18 argomenti e poi ne discutiamo e diventano 20 e diventano 25, alla fine avremo un giorno in cui dovranno essere presenti il sindaco, tutti gli assessori, tutti i dirigenti, tutti i funzionari. Insomma, diventeremo un consiglio comunale che assolutamente non può discutere di tutto questo. Ed io, che sono consigliere comunale da poco, questo è vero, ma fino ad oggi non ho vissuto mai un consiglio comunale in cui ci siano stati tanti argomenti all'ordine del giorno. E una quarta richiesta personale, la faccio al Presidente Prezioso, gli ho detto più di una volta, per telefono e a voce, per cortesia, fai in modo che quando convochi la Commissione ci sia la disponibilità, la presenza, la possibilità di essere presente da parte di tutti, compreso il sottoscritto. Preziosi insinua che probabilmente dichiarerete un dissesto aperto, nel senso che aumenterete ugualmente la tassazione a discapito dei cittadini per ripianare questa massa debitoria, è uno scenario possibile? Per quanto riguarda la situazione economica e finanziaria del Comune di Avellino, che io sappia, a seconda di queste le conoscenze mie al momento, non sono complete. Abbiamo bisogno ancora di un po' di giorni per comprendere realmente com'è la situazione, però la mia idea è che o si tenta, ripeto, appena vista un po' tutte le carte, o si tenta un anno di, come dire, di gestione severa, quanto più severa possibile della cosa pubblica, e poi dopo un anno, se non ci si riesce, si va al dissesto. Queste le parole di Franco Russo, che in conclusione ha voluto anche commentare la tanto discussa iniziativa proposta la scorsa settimana da Giuseppe Ruberto. Sentiamo cosa ci ha detto. C'è un argomento preciso sul quale però il consigliere Russo sente di replicare a Dino Prezioso, ed è quello legato alla proposta dell'assessore Ruberto sulla adotta un cane. Io ho letto delle notizie sui giornali, non ho parlato direttamente con il presidente Prezioso, però se quello che ho letto è vero mi sento in dovere di fare i complimenti all'assessore Ruberto, perché noi come Comune di Avellino abbiamo 40 cani presso il canile e 40 cani costano al Comune di Avellino circa 35.000 euro l'anno, circa 850 euro a cane. Se un cane viene preso in qualche modo in affido da una famiglia, a questa famiglia potremmo dare indietro rispetto alle tasse che paga circa 700 euro, massimo 700 euro. Allora, se tutti e 40 i cani fossero presi in affido alle famiglie, noi spenderemo non più 35.000 euro, ma ne spenderemo meno di 30.000. Questo sì che è un bel risparmio. E ricordo però che questa spesa è una spesa obbligatoria per il Comune, non possiamo esimerci. E questi 5.000 euro che potremmo risparmiare in un anno, potremmo dare una mano a tante famiglie in difficoltà, oppure, come Russo chiede da un po' di tempo all'amministrazione, di comprare 5 defibrillatori. Apriamo la pagina di cronaca che ci porta a San Potito, dove una donna questa mattina è stata trovata cadavere nel bagno di casa sua. Ancora misteriose le cause del decesso, si pensa ad un suicidio. Sentiamo i dettagli nel servizio di Valentina Eliano. Un gesto disperato, frutto della solitudine e della depressione. Una donna in cura da anni per un male che fagocita l'anima poco a poco. È quanto probabilmente è accaduto nella mente di una 67enne di San Potito Ultra, che pare abbia deciso di farla finita conficcandosi un coltello alla gola nel bagno della sua abitazione, che condivideva con la sorella poco più giovane di lei, trasferitasi da Roma proprio per stare accanto a lei che ne aveva più bisogno. Non era sposata e non aveva figli e la sfiducia nel futuro aumentava ogni giorno di più. Una comunità ancora sotto shock, quella del piccolo comune nel cuore della Valle del Sabato, che non si spiega una decisione così definitiva. Sul posto ancora i carabinieri della locale stazione che stanno compiendo i rilievi per definire con certezza la dinamica della vicenda. Siamo naturalmente sempre attenti sulla vicenda di Gianluigi Russo, il 25enne scomparso da Mercogliano lo scorso 18 ottobre, perché a quanto pare si sta aprendo un'altra pista. Infatti la cittadina di Baronissi si sta mobilitando per cercare il 25enne scomparso. Sono state 5 le segnalazioni pervenute alla famiglia, tutte provenienti proprio dalla cittadina del Salernitano. La foto del giovane è stata immediatamente diramata al nucleo comunale
Comunale di Protezione Civile e dalla Polizia Municipale. Ricerche accompagnate dall'appello del sindaco Giovanni Moscatiello in contatto con il collega di Mercogliano Massimiliano Carullo. Al momento non conosciamo l'attendibilità delle segnalazioni giunte da Baronisse, dice il primo cittadino, ma chiedo ai cittadini di prestare molta attenzione per offrire la massima collaborazione alla famiglia Russo e alle autorità che stanno coordinando le ricerche di Gianluigi. È possibile scaricare la foto del giovane anche dal sito web istituzionale del comune. Queste le notizie su Gianluigi, con lui chiudiamo la pagina della cronaca, apriamo quella dei comuni perché c'è grande soddisfazione a Chiusano San Domenico per l'elezione di De Maria, il nuovo mayor di Everett, una cittadina alle porte di Boston. Noi abbiamo intervistato il sindaco Antonio Reppucci che si è detto incredibilmente soddisfatto, ascoltiamolo. Siamo in compagnia del sindaco di Chiusano San Domenico Antonio Reppucci che oggi ha incassato una grande soddisfazione, un suo concittadino è diventato per la quarta volta sindaco di Everett, cittadina, ricordiamolo, statunitense che sorge ai confini con Boston. È stata una grande soddisfazione per il suo comune. Sicuramente, insomma, annoveriamo fra le persone originarie di Chiusano Carlo De Maria, che l'hai detto tu, per la quarta volta si conferma sindaco di Chiusano e di Everett, la famiglia originaria di Chiusano, persone che sistematicamente vengono nel nostro paese. Carlo stesso, l'ultima volta è stato a giugno e ho avuto il piacere di averlo ospite nella casa comunale, abbiamo parlato tanto, oltre ai nostri incontri lì a Everett e a Boston. È una persona di grandissimo spessore umano e sta facendo grandi cose in quella città, tant'è che la gente lo premia con risultati plebiscitari. Infatti è molto amato nella cittadina di Everett ed anche a Chiusano. Com'è stata la reazione dei suoi cittadini? Beh, hanno gioito di questa notizia, chiaramente. Veramente siamo contenti per Carlo, per quello che rappresenta per l'Irpinia, avere una persona che si fa strada, un connazionale sostanzialmente nella politica americana. Certo, la campagna impera, per poco non si è riconfermato anche il sindaco di Boston, il sindaco di New York, ricordiamo, l'originario di Santa Cata dei Goti, quindi un grande risultato per la campagna. Come sono i rapporti tra Chiusano San Domenico e la cittadina di Everett? C'è un gemellaggio? Allora, intanto Carlo è stato insignito della cittadinanza onoraria di Chiusano. E nel mese di giugno di quest'anno, quando è venuto a trovarmi in comune, abbiamo discusso della possibilità di gemellare Chiusano ed Everett. Previsto un viaggio in Italia, magari nel comune di Chiusano, per festeggiare questa vittoria? Se lui venisse a festeggiare anche a Chiusano, noi ne saremmo fieri e orgogliosi. Cosa porta dell'Irpinia negli Stati Uniti di Maria? Beh, porta il senso dell'umiltà, del sacrificio. Ricordiamoci che tutti questi personaggi sono figli di persone che hanno emigrato anni e anni fa e che quindi hanno fatto davvero grandi sacrifici. Si sono fatti strada e hanno contribuito a costruire quella che l'America è oggi. Ancora comuni, questa volta ci spostiamo sul Tricolle. Il commissario prefettizio Elvira Nuzzolo ha incontrato questa mattina una delegazione di genitori degli alunni della scuola dell'infanzia e primaria del presso Pasteni per discutere le problematiche inerenti all'evacuazione dell'edificio scolastico in concomitanza del mercato settimanale. Il viceprefetto è stato accompagnato dai rappresentanti dei genitori e si è recata sul posto per un sopralluogo. L'area esterna all'istituto Pasteni, circostante il punto di raccolta in caso di emergenza, dopo le segnalazioni è stata immediatamente pulita su disposizioni proprio del commissario. Le mamme si sono dette felici della tempestività dell'intervento, salvo poi rivedere il piano di evacuazione da parte dell'istituto. Intanto il commissario Nuzzolo ha dato mandato agli uffici di settore di redigere i pareri di competenza ed ha disposto la convocazione per la prossima settimana di un'apposita conferenza di servizi al fine di approfondire le problematiche e le eventuali soluzioni tecniche. Con Ariano chiudiamo la pagina dei comuni ed apriamo quella dello sport. Andiamo naturalmente sul campo dell'Avellino. L'allenamento di questo pomeriggio si è svolto come di consueto a Torrette di Mercogliano. La squadra ha lavorato divisa in due gruppi. Galabino, Varini, Soncin, D'Angelo, Schiavon, Pisacane e Zappacosta hanno svolto una seduta atletica prima dell'amichevole con la Primavera, alla quale però non hanno poi partecipato. Il test si è concluso 6-0 per la prima squadra con reti di Herrera, che
ha fatto una tripletta, Angiulli doppietta e Papedia. Lavoro differenziato per Castaldo, terapie per Terracciano e Fabbro, indisponibili ancora a Bero e Togni. Domani pomeriggio a Torrette di Mercogliano, allenamento alle ore 15 a porte chiuse. Sentiamo il servizio. Anche a Brescia sarà un Avellino in emergenza. L'unico degli infortunati che al Rigamonti tornerà a disposizione di Massimo Rastelli sarà Gigi Castaldo, che pur lavorando ancora in regime di differenziato sta aumentando intensità e ritmi per riprendere il suo posto al centro dell'attacco. Per il resto quasi impossibile rivedere in campo già in Lombardia Alessandro Fabbro e Pietro Terracciano. Il difensore sta proseguendo nel programma di recupero dal problema all'adduttore destro e soltanto dalla prossima settimana tornerà ad allenarsi con il gruppo. La sua presenza dunque al Rigamonti è da scartare, ma dovrebbe farcela per il derby di domenica 17 contro la Juve Stabia. Un rientro che sarebbe provvidenziale dal momento che in quell'occasione quasi certamente si dovrà registrare l'assenza di Davide Zappacosta, che risponderà alla chiamata della nazionale Under 21 di Gigi Di Biagio. E il derby contro le Vespe di Braglia dovrebbe segnare anche il rientro di Romulo Togni. Da valutare poi se il brasiliano giocherà dall'inizio o più probabilmente partirà dalla panchina, ma sta di fatto che dopo un lungo calvario cominciato dalla trasferta di Lanciano, il mediano brasiliano recupererà in maniera graduale il suo posto in campo. A Brescia tra i pali ci sarà ancora Andrea Seculin. Terracciano infatti prosegue nel lavoro personalizzato per guarire dalla distrazione muscolare. Intanto oggi la squadra prosegue la preparazione con un test amichevole in famiglia contro la Primavera del tecnico Luperto a Torrette di Mercogliano alle 15. Dal calcio al basket, la sconfitta rimediata domenica a Varese brucia ancora, tanti gli interrogativi che pesano sulle spalle della squadra di Vitucci, uno tra tanti le prestazioni di Richardson che questo pomeriggio ha incontrato i tifosi al Basket Point del Pala del Mauro. Sentiamolo. Allora Jeremy, domenica è arrivata a Varese una sconfitta netta, nettissima, forse per la prima volta avete dato la sensazione proprio di non combattere, di non lottare sul parquet, e anche quando avete vinto in questo inizio di campionato insomma non avete certo entusiasmato. Come mai? Ti sei chiesto un po' i motivi di questo avvio non brillantissimo finora della Scandone? Io non penso che sono state tante prestazioni negative. Alla fine comunque non è che siamo partiti 0-4, siamo comunque 2 vinte e 2 perse. Ovviamente cado alle prestazioni negative, però noi stiamo lavorando duro affinché tutte queste prestazioni possano tanto che migliorare. Inoltre contro Pesaro comunque mancava un giocatore importante come Ivanov, e comunque insomma una parte importante per noi, una componente importante per noi, e non si può sicuramente parlare di prestazioni negative per tutte e 4 le partite che abbiamo disputato fino ad ora. Tra i motivi forse c'è anche un avvio non proprio come ci si aspettava da Lakovic. Indubbiamente la società in estate ha investito tanto sulla conferma del giocatore sloveno e la squadra inevitabilmente gira meglio quando lui è al top della forma. Avvertite anche un po' soprattutto in fase offensiva la sua partenza insomma non proprio positiva? Io non la faccio, non è una questione di un singolo giocatore, anche perché vale che sono sport di squadra, non è solo il problema, non sono solo le prestazioni di Iaca. Il problema sono che comunque ci siamo imparati a conoscere, non abbiamo mai fatto una pre-season tutti quanti insieme. Abbiamo un coach nuovo che sta cercando di farsi conoscere da noi e di farci conoscere con lui, farsi conoscere tra noi e lui. Non è il problema soltanto di Iaca, ma tutti quanti dobbiamo dare di più e dobbiamo migliorare le nostre prestazioni. Ultima cosa, come giudichi per ora insomma il tuo avvio di stagione a livello personale, e se c'è anche un problema un po' di atteggiamento, di approccio alle partite, al di là insomma degli aspetti tecnici migliorabili evidentemente? Sì, dobbiamo sicuramente migliorare da questo punto di vista, dobbiamo sicuramente migliorare anche da questo punto di vista insieme ad altre cose, ma l'importante è quello di capire subito e di migliorare subito su quello che il coach ci chiede di fare e metterlo in pratica sul campo in maniera immediata. Sicuramente sto giocando al mio massimo, però sicuramente sto facendo di tutto il mio meglio per fare quello che posso fare in questo momento. Sicuramente il sistema nuovo lo devo ancora capire bene, devo ancora integrarmi bene nel sistema, ma sto lavorando duro per poter sicuramente lavorare meglio e quanto prima arrivare in una forma migliore nel miglior tempo possibile.
Dalla crisi di risultati della Scandone Basket passiamo alla crisi societaria della Sidigas HS Pallavolo. Il CDA dimissionario ha rimesso la squadra nelle mani dei primi cittadini di Atripalda e di Avellino. Nei prossimi giorni si attendono dei risvolti positivi per la vicenda. Sentiamo i dettagli nel servizio di Angelo Giuliani. Ieri in casa Pallavolo Avellino, il giorno delle tante parole che sono servite a fare chiarezza su una delicatissima situazione societaria. Oggi pomeriggio Scappaticcio e compagni tornano sul parquet, tornano ad allenarsi e sudare. Facce sorridenti, volti distesi, i pallavolisti hanno scherzato tanto tra di loro durante l'allenamento, segno questo che c'è fiducia, c'è ottimismo per il futuro e per quella che sarà la decisione del numero uno di HS. Michele Gubitosa, chiamato espressamente in causa ieri da Totire e Scappaticcio, è l'unico, hanno detto, che può salvare la Pallavolo Avellino, è l'unico che ha i numeri effettivamente per investire in questa società. La Pallavolo Avellino confida in una decisione di Gubitosa che possa arrivare già prima del prossimo impegno di campionato. Domenica, lo ricordiamo, alle 18 qui al Pala del Mauro arriva Ortona. Naturalmente Gubitosa sta facendo le sue valutazioni da imprenditore oculato qual è, sta studiando i libri contabili che gli ha consegnato il presidente dimissionario Guerrera, chissà se poi i tempi saranno quelli auspicati. Insomma, intanto ci si sta muovendo anche su un altro fronte, il fronte dell'inadempienza della Sidigas, perché questa è l'altra grande notizia emersa dalla conferenza stampa di ieri di Totire e Scappaticcio, l'altro main sponsor oltre l'HS, la Sidigas, che pare non abbia corrisposto quei pagamenti alla società dimissionaria, pagamenti che dei giocatori, evidentemente degli stipendi che Guerrera aveva anticipato e a fronte dei quali insomma non riusciva più a sostenere per mandare avanti la società. Pare che domani ci sia un incontro del sindaco di Avellino nel suo ruolo insieme al primo cittadino di Atripalda Spagnuolo, di garante di tutta questa vicenda legata alla Pallavolo Avellino, un incontro con i vertici della Sidigas, con l'ingegner Gianandrea De Cesare, proprio per evidentemente capire meglio, far luce su questa presunta inadempienza da parte della Sidigas nei confronti della Pallavolo Avellino e evidentemente prevedere, organizzare un piano di recupero di questi crediti che giocatori, staff tecnico avanzano appunto dalla società e indirettamente evidentemente dalla Sidigas. E naturalmente di volley si parlerà alle 21 nella trasmissione Tie Break dedicata, il nostro spazio consueto dedicato alla pallavolo. Vi ricordo intanto che alle 21.30 ci sarà un'anteprima piuttosto speciale dedicata al calcio, un lunedì da Lupi condotto dal nostro Angelo Giuliani in compagnia di Gigi Molino, una vecchia conoscenza del calcio irpino. Alle 21.30 vi ripetiamo che l'appuntamento con un lunedì da Lupi naturalmente andrà in onda in prima serata ogni lunedì sul 608 di Media 3. Questa era l'ultima notizia, noi vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento come di consueto alle 13.45 domani. Buonasera.